Paolo Garnerone è responsabile del settore di vigilanza privata delle CM Service. In cosa consiste? Allora, CM Service da aprile di quest'anno ha questo istituto di vigilanza privata. È un'attività autorizzata dalla Prefettura di Torino, è un istituto di vigilanza a tutti gli effetti, quindi i servizi che offre CM Service Division Security sono quelli classici della vigilanza, quindi antirapina, antitaccheggio, i piantonamenti, il servizio di videosorveglianza piuttosto che di intervento in caso di allarme. Quindi questo è un po' il pacchetto servizi che è a disposizione oggi dei clienti. Ora un'espansione qua in Canavese, soprattutto per le continue, i continui atti vandalici, rapine e quant'altro che capita in diversi Sì, allora comuni. CM Service ha come istituto l'autorizzazione a operare su Torino e provincia, e quindi su tutto il territorio della provincia di Torino. È evidente che avendo sede in Cascinetto di Ivrea, ed essendo l'unico istituto di vigilanza con sede legale in Canavese, lo sviluppo parte e partirà sicuramente da qui. Certo. I fatti degli ultimi mesi, anzi degli ultimi anni, ci dicono, insomma, che lo sviluppo ci può essere, può essere anche un servizio a tutela della cittadinanza, e proprio per questo noi stiamo mettendo a punto un progetto con i sindaci. I sindaci di tutto il territorio stanno ricevendo delle richieste di incontro per andare a spiegare quello che possiamo fare come istituto di vigilanza, che non è il controllo del territorio, questo è Certo. importante. Noi non ci sostituiremo mai alle forze dell'ordine, perché insomma ognuno ha le sue competenze. Però è logico che se i sindaci hanno a disposizione un'autovettura della vigilanza per la vigilanza dei siti di proprietà del comune, evidentemente deterrenza sul territorio. Certo, perché comunque vedendo passare una macchina della vigilanza, chi è Certo. malintenzionato ci pensa su Certo. due volte. È anche uno sbocco occupazionale. Beh, sicuramente sì, anche perché vabbè, CM Service ha 2.500 dipendenti in tutta Italia. Questa nuova opportunità, evidentemente in crescita, è appena nata, e quindi se lo sviluppo ci sarà sul territorio, come speriamo, evidentemente è un'occasione di aumento occupazionale importante, anche per le guardie giurate che in questa zona non hanno un istituto. Ci sono Certo. molti istituti naturalmente, però con sede legale qui non c'è nessuno. Quindi un servizio ai comuni e un servizio ai privati. Comuni e privati, certo, quello che ho detto prima riguarda evidentemente il contrasto a questa microcriminalità che si è sviluppata in questi ultimi anni. Questo è un punto di partenza, ma è logico che se abbiamo una convenzione con un comune, è evidente che ne possono beneficiare i cittadini, i commercianti, insomma tutti i residenti in quel comune, a Certo. prezzi naturalmente di favore rispetto a comuni che non sono convenzionati. La centrale operativa è in via Chiaverano, Cascinetto di Ivrea. Sì, la centrale operativa è operante H24, quindi 7 giorni su 7. C'è un operatore di centrale specializzato nella gestione delle centrali, appunto, a disposizione. Insomma, in genere gestisce le guardie, gestisce i servizi, però è anche a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta. CM Service ha un ufficio commerciale, quindi c'è un direttore commerciale, degli addetti, insomma, che possono rispondere a qualsiasi domanda.